Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alvejak. Ragazzi, oggi siamo qui da Motors Monza perché è arrivato quel giorno, avete superato i like nel video e quindi è giunto il momento di vendere la mia moto. La vedete lì, la mia piccola moto, per comprare questo gioiellino, la Tesla. Vi facciamo un saluto alla mia cucciolotta, è finita l'epoca, tanto non la sapevo neanche guidare ragazzi. E sta arrivando questo gioiellino qua, guardate che meraviglia, ma guardate che robetta. Bene, ora termino tutte le pratiche, poi ci vediamo dopo che gliela facciamo vedere a te e a tutti gli altri ragazzi. Allora ragazzi, abbiamo ritirato la Tesla, finalmente siamo arrivati. Ragazzi, vi ho evitato il viaggio perché è veramente devastante. Milano-Bologna in macchina, per quanto la Tesla sia comoda, è veramente devastante. In fondo c'è casa nostra. E adesso ragazzi, vado a chiamarli perché saranno... Io penso che ragazzi ci rimarranno a bocca aperta. C'è Tech che ama la Tesla. Non vi dico quante volte, ogni volta che la vedevamo in giro mi diceva: oh Alve, la devi comprare la Tesla, la devi comprare. Non se l'aspetterà mai. Infatti noi oggi cosa gli diciamo ragazzi? Noi inizialmente gli diciamo che l'abbiamo affittata, che la usiamo per provarla così. In realtà io poi dopo gli butto il contratto di proprietà sulla faccia e capire che l'abbiamo comprata. Raga, questo è un gran regalo. Venite con noi che andiamo a vedere la reazione. Venite a vedere la reazione, ragazzi. Guardate che principessina. Fa la differenza, ragazzi, fa la differenza, dai. Ho fatto sto viaggio e devo ammettere che non è stato brutto, anzi è stato molto comodo, molto silenzioso. Devo dire che è stata molto molto bella come macchina, veramente. Mi sto iniziando a ricredere sull'elettrico. Anche se c'è la piccola pecca, quella là di dover andare a ricaricare e ancora non siamo pronti, non siamo veloci ancora, però. Tecnoid! Tecnoid! Oh! Affacciati! Ciao! Cosa stai facendo? Sono appena arrivato. Perché registri? Perché ti devo far vedere una cosa. Puoi scendere, se voglio. Adesso? No, domani. Domani scendi. Lì è nel parcheggio. Dai, muoviti, scendi. È la mia moto? Scendi. Dai, è la mia moto. Non c'è nessuna moto, scendi. La moto, è convinto che è la moto, ragazzi. Ah, non mi hai preso la moto? Sì, ti ho preso la moto. No, ho preso in serio. Sì. Aspetta, io non ci credo finché non la vedo. Ma è quella che abbiamo visto insieme su quel sito? No. Come no? No, non c'era, non era disponibile. Però ne ho presa una più bella, fra. Te lo giuro, è più bella, fidati. Giura? Giuro che è più bella della moto. Di quella moto. Non mi hai chiesto neanche come sono arrivato qua. Come sei arrivato? Come arrivi tutte le settimane? Quindi col treno? Col treno. Sì, che poi infatti mi hai fatto portare una moto. Allora, dov'è la moto? Ok, fra. Allora, la moto non c'era. La moto non c'era, fra. Allora, io ho preferito... Oh, dove vai? Fermati. Sto cercando la moto. Ti devi fermare, vieni qua. Fra, io, allora, ti giuro, la moto non c'era. Però l'abbiamo... Non fatta fare per niente. Fra, l'abbiamo pagata poco, perché vedi, c'aveva questo qua, questa cosa qua, lo specchietto che vedi è rovinato. Io so che tu volevi una macchina un po' più... Però, fra, guarda, è come un quad alla fine. È come un quad. È bellissima, ragazzi, mi piace un sacco. È bellissima. Ci vorranno tipo 20.000 euro di modifiche per... Oh, va che l'ho pagata 7.000 euro sta macchina. 7.000 oh. euro 7.000. Ma non ne vale 1.500, 7.000 euro. Ma c'è il valore affettivo del proprietario scorso. Ma sei scemo, non si paga mai il valore affettivo delle cose. Dai, ma poi è tutta imbozzata, fra, ma è fatta apposta. Ma dai, ma mancava. Guardala dentro, no. Guardala dentro però, aprila. Fidati di me. Apri, è chiusa. Devi prendere le chiavi. Aspetta che... Vieni, aspetta, fra. Perché... Devo prendere le chiavi, fra. Le ho lasciate... Ma cosa fai con questo coso? Aspetta, cioè, facciamo le rampe. No, ti spiego. Devo prendere le chiavi. Vai. Ok? Le ho lasciate in macchina. Ok? Adesso ti prendo le chiavi, fra. Ti prendo le chiavi che le ho lasciate un attimino in macchina. Toh, aprila. Ma questa? È di... È una macchina, questa è una macchina. Nooo, fra! No, vabbè! L'hai fittata? Sì, fra, l'ho fittata. Dai, fra, ma che fittata? Fra, non è che costa 60.000 euro sta macchina, dai, fra. Però, oh, anche se affittata, ci sta, così almeno salgo per la prima volta su una Tesla. O io, fra, non sono mai salito su una Tesla. Sei mai salito? Mai. Neanche io, fra. Come neanche io? Come sei venuto qua volando? Allora se non ci sei mai salito, prova. Salici. Mi dai la chiave? Non c'è la chiave, apri. Cosa stai facendo? Cosa stai aprendo? Ma guardate che martingegno strano. No, vabbè, zio. Allora, è bella. Però, fra, cioè, in questo momento io sto avendo tutte quelle sensazioni contrastanti. Perché mi dici che è una moto, mi metti in hype, arrivo e trovo quello. Poi mi fa vedere la Tesla, è figa, tutto quanto. Vabbè, che anche quella l'ha comprata, eh. Adesso io la compro se la vuoi. Preferisci quella? No, questa. Ah, ok, se no vado a comprare anche quella, eh. Poi nera. Allora, attenzione, ti devo dire delle cose. Questa qua non è una Tesla normale, eh. Questa è la long range, al dual motor, al boost dell'accelerazione. Vuol dire che è come su GTA quando prendo quella macchina elettrica? Frati,
giuro, ti buca, l'intestino, te lo giuro, fra. Quindi, questa qua, adesso, però devi salirci, dai, provala, dai. Per conto che l'hai affittata. Per adesso una settimana, zi. Ha capito. Cioè, fra, no, 1.000 euro una settimana, oh. La mo- 1.000 euro. Ridagliela subito adesso. 1.000 euro una settimana. Esatto, 1.000 euro a settimana. Io per fartela vedere non l'ho portata neanche a lavare. Che comodità è? Ma guarda sto coso. Ma sai che qua dove ci puoi giocare? Vedevo video puoi su YouTube. Puoi far tutto, fra. Tutto quello che si può fare in sta macchina lo si fa da questo, ok? Bra, ma lo sai che io ho sempre visto su YouTube queste cose. Questa tipo è la macchina perfetta per i gamer. Ah, io ti dico la verità, io ci ho fatto un pensierino a comprarla, però ho visto che costa veramente tanto. 70-80.000 euro una macchina già, così. Mi spiace solo che una settimana, però. Ma dimmi una cosa, ma perché una settimana? E tu mi hai detto che l'hai affittata una settimana. Chi ti ha detto che l'ho affittata? Tu mi hai detto che hai affittato la Tesla una settimana. Quando è che ti ho detto che l'ho affittata? Prima ti ho detto, ma l'hai comprata o l'hai affittata? E tu mi hai detto, no, io sì, io ho affittato nella mia vita una Tesla una settimana. Non ti ho detto questa. Ma che c***o stai dicendo? Vabbè. Io nella mia vita ho affittato una Tesla per una settimana e l'ho provata. Non ti ho detto che ho affittato questa. No, fra, non mi dire. No, fra, in serio. Giuralo, io non ci credo. Fra, mi sta venendo tipo. Ah, giuralo. Te lo giuro, fra. È della Stream House. Cioè, hai comprato questa? Questa è la nostra macchina, fratello, della Stream House. Non è vero, fratello. Te lo giuro. Giuralo. Chiedere al direttore della mia banca. Oh, abbiamo una Tesla! Dai, però non mi dici adesso, no, non è vero. Ti giuro che è nostra. Questa è la tua macchina, è la nostra macchina, fratello. Oh, fra, è tanta roba. Tanta roba. Allora ragazzi, se arriviamo a 10.000 like sotto questo video in 24 ore, gliela facciamo provare a Tecnoide della macchina. E posso spingere? Però puoi spingere forte. Una strada dove non c'è nessuno. Tu vai a casa, io mi passo la giornata qui oggi. Dai, devo farla vedere agli altri, ragazzi. Ma devo uscire anche Wusta poco, devono uscire tutti quanti, ragazzi. Quindi ci vediamo fra un po'. Allora, fratello, adesso la facciamo vedere a tutti quanti, però. Però secondo me è quella che mi piaceva di più a Wusta, perché lui è appassionato di motori, queste cose. Oh! Wusta! Wusta! Uno che apre. Oh! Yeah. Buongiorno. Due ore per aprire, ciao, la porti. Ci avete messo un botto. Trimos, dovete per favore venire tutti quanti con me. Tutti quanti fuori con me. Eh? Tutto a posto, fra, buongiorno. Le chiavi, La chiavi non li hai, chiavi. Coraggio, ragazzi, è il momento più bello della Stream House, questo, signori. Questo è uno dei momenti più belli della Stream House, perché Alveyak vi ha fatto un regalo bellissimo. Allora, vi ricordate che avevo detto che la scommessa di Tecnoide che mi ha fregato, che se arrivavamo a 10.000 like nel video precedente avremmo dovuto comprare una moto? 16.000, infatti. Il record hai fatto quella volta lì. Io ho deciso di cambiare le carte e ve lo dico subito. Allora, il regalo già volevo. No, fra, bisogna mantenere la parola. Infatti, la moto sì, è moto. Sì, sì, la moto è moto. Però io anziché la moto, siccome le due ruote sono pericolose e avevo venduto ho venduto la mia moto e non aveva senso comprare una nuova, un'altra moto ancora, ho preferito comprare. La moto! Ma che bello! È quella? Ma che cazzo dite? Ma va! Ma spacca! Ma secondo voi, ragazzi, ma potrebbe mai essere questa? Giusto, effettivamente. Cioè, ma siete pazzi? Quella blu, quella secondo bianca. Me... Allora, ragazzi, io allora. Ma fatemi capire, perché avete visto questa cosa qua brutta, qua nera, così, e avete urlato perché e vedete spiego. Questa e non vi perché piace? Perché sempre le intro qua vicino e più o meno le macchine che stanno qui le conosco. E infatti ho comprato questa macchina qua. Perché mi sveli per sto catorcio, fra? Ma infatti... Guarda che devi essere umile nella vita. Ah, scusa, tu che macchina hai per dire che questa è brutta? Che macchina io, guidi tu? E allora cosa parli? Guarda che questa è da neopatentato. Cioè vedi che anche antipioggia, vedi? È vero, vedi? La vedi pioggia che sta scende, resistendo anche la pioggia. Queste le chiavi. È in macchina. Devo prendere un attimino. Vedi che avevo ragione. Vabbè, dai. Mamma mia, zio. Ma che figata. Signori, brava, astronave. Signori miei, questo è il regalo che Alveyak ha fatto alla Stream House, signori. Questo qua è rosso. Questo qua è il vetro con questo vetro qua, c'ha il pannello solare, si ricarica la macchina mentre vai o no, quando è al sole. Mia su GTA. Come quella tua su GTA. Che mi ricarica col pannello solare. Questa è una macchina da alieni, non una macchina normale. Mi fai sentire il sound? Cosa? Ah no. Signori, vi è piaciuta la Tesla? Troppo. Grazie ragazzi per avermi seguito, che continuate a seguirmi, lasciate like e scrivete qui sotto nei commenti che cosa volete vedere. Allora, non succede. Oddio no. Ma se succede. Ma se arriviamo a 20.000 like entro 24 ore, mi intesti la Tesla.